la medaglia è appunto queste prestazioni che da gennaio, partendo da Terni, abbiamo inanellato, prestazioni di grande livello dove concediamo veramente quasi niente agli avversari, però commettiamo sempre un errore, una domenica uno, una domenica l'altro, che non ci permette di poter gioire un po' di più. In due partite con Catania e Teramo consecutivamente fuori casa abbiamo subito praticamente quasi nessun tiro in porta e abbiamo racimolato un punto solo. Di contro, nella medaglia, lato positivo è venire a Teramo, che è una delle squadre più in salute, reduce da prestazioni di livello altissimo, venire qui con questa personalità, con questa determinazione, con questa lucidità tattica, direi che è di buon auspicio. Tutti continuano a dirci che è inspiegabile vederci in quelle posizioni, ma se ci siamo è perché abbiamo commesso tutti quanti un sacco di errori e dobbiamo tirarci fuori. Mi spiace perché oggi avremmo potuto vincere per come si è messa la partita e dedicare una vittoria ai nostri tifosi, in particolare a un amico Cosimo che ci ha lasciato prematuramente, e a lui e a tutti i tifosi uniti, tutti quanti, dedichiamo comunque una prestazione che credo che sia dimostrativa di quanto vogliamo bene a questa maglia. Abbiamo avuto beffe, troppe beffe quest'anno, no? Pensare di poterla vincere rischiando più di tanto. Non è che il Teramo ha concesso poi tantissimo secondo tempo, una squadra che in casa è una squadra molto fastidiosa. Abbiamo provato, abbiamo avuto due o tre ripartenze, secondo me una con Sarita su Paolucci e una con Bonino su Paolucci, che potevamo fare molto meglio. Avremmo potuto dare il colpo del KO, non è successo, però siamo stati lucidi a non concedere niente a una squadra, ripeto, che a livello offensivo è fantastica.